Formazione del Catania, la abbozziamo, mancano appena 24 ore 24 alla ore. gara. Dovrebbe essere questa: 3-4-1-2 con Castro, Maniero e Rosina nel tridente. Rosina sarà sempre quello che farà da collante. Mazzotti e Del Prete verranno confermati sugli esterni per dare minutaggio proprio anche all'ex esterno del Perugia, Del Prete. Rinaudo, credo Hojer stavolta giocherà a Modena, oppure si prova Sciaudone là in mezzo. I tre, Capuano, Ceccarelli, Schiavi, non si toccano. Mister Angelo Faro, e andiamo poi a chiudere con le No, è considerazioni. un ottimo 11 per iniziare, soprattutto per fuori casa, per cercare di essere più compatti. Partiamo con Mazzotta e Del Prete, che sono anche due difensori per certi versi con propensione offensiva. Io direi di fra Rinaudo e Hojer, io vorrei provare, vorrei vedere, mi Sì? piacerebbe vedere Sciaudone vicino a Arrivo. Rinaudo. Abbiamo Mazzotta e Del Prete, quindi un certo equilibrio lo possiamo avere. Castro sembra aver ritrovato la gamba, presidente Antonio Marletta. Non speriamo, ma dico, ma la formazione sei certo che è 3-4-1-2 a Sì, Modena? credo di sì. Sì, credo che vada ancora così. Stefano, tu sei d'accordo? Sono d'accordo perché magari con Rosina si può creare anche la superiorità numerica a centrocampo, il Modena col 4-3-3, quindi potrebbe essere un'opzione. E Bisogna poi capire il il Modena c'ha turnover. una sola punta, Sì, quindi c'è Granò, questo c'è potrebbe Diabro. portare il Catania anche a confermare la difesa Magari 3. il turnover, forse, perché soprattutto sugli esterni chiedi tanto. Mi piacerebbe anche vedere Rinaldo davanti alla difesa, Sì? Rosina centro-sinistra, Sciaudone centro-destra, un 3-5-2, più di un 3-4-1-2, Rosina con questi. all'Abbarientos un Sì, po', Castro diciamo. che viene incontro, Castro e Rosina che si interscambiano perché possono farlo, e Maniero il nostro attaccante. Siamo